Con Mister Ferraro del finale, Mister, stasera una partita inaspettata per certi punti di vista, che si pensava una partita un po' diversa, con Lorenzano magari più in cattedra, invece in cattedra è salito il finale. Beh sì, devo dire, come ho detto ai vostri colleghi prima, che i ragazzi sono stati semplicemente monumentali perché hanno sfoderato una grandissima prestazione fatta di grinta, tensione, corsa, determinazione. Sono stati bravi a giocare quando era il momento di giocare, quando Lorenzano ce ne ha dato la possibilità. Sono stati bravi a colpire quando era il momento di colpire e poi soprattutto sono stati encomiabili quando c'era il momento di stringere i denti e di soffrire, come è successo nell'ultima mezz'ora del secondo tempo, complice anche la mancanza di cambi che avevo a disposizione. Lo sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, perché Lorenzano non lo scopro certo io, come fa a giocare le squadre, il mio amico Corradi, in pochi riescono a farlo. Sapevo che nel secondo tempo dovevano cercare di rimontare e quindi avrebbero spinto tantissimo, e sapevo che in quel momento lì avremmo dovuto soffrire e avremmo dovuto stringere i denti. Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che i ragazzi mi hanno positivamente sorpreso. Dico che questo deve essere un punto di partenza e non un punto d'arrivo, perché ci sono ancora tantissime cose da migliorare. Guai a fasciarci la testa, guai a pensare di essere pronti per affrontare questo campionato. Diciamo che Le basi ci sono. le basi ci sono, che i ragazzi hanno raccolto un giusto premio a questo mese di grandissimo lavoro che hanno svolto. Ecco, mister, proprio sembra questo, che la squadra sia scesa in campo con una mentalità giusta, con la mentalità determinata a portare a casa il Sì, risultato. siamo scesi in campo determinati, con grande attenzione, con grande concentrazione, come chiedo sempre alle mie squadre, direi già con una buona organizzazione, e sono stati bravissimi a interpretare la partita, soprattutto le fasi della partita. Però, come ho detto già prima anche ai vostri colleghi, bisogna essere bravi in questo momento. Lo dico per noi dello staff tecnico e per i dirigenti del finale: bisogna essere bravi in questo momento, avere la capacità e la lucidità di leggere nel risultato. Questa sera si sono visti in campo tanti giovani del finale interessanti, tipo Risso, Stagnaro che è entrato nel secondo tempo, lo stesso Renda, Mondino, è il portiere 2004, Mondino al sì. 2004 e anche il terzino sinistro Rollo. Sì, Brollo, che è Brollo, un 2002. Sì, no, ho visto dei ragazzi no, lo anche spirito è quello di questi ragazzi. un barco giovane su cui lavorare Sì, che può essere anche un trampolino. complimenti a tutti quanti, però i due che sono subentrati, parlo di Mondino e parlo di Stagnaro, i ragazzi giovani devono avere questa mentalità. Gioco e sono felice. Sto in panchina, sono meno felice, però devo rimanere pronto, concentrato, nel momento in cui c'è bisogno entrare in campo. D'altronde, con il calcio moderno, con i 5 cambi, vediamo anche ai massimi livelli del campionato, ci sono giocatori importantissimi che partono dalla panchina e poi entrano in campo e fanno la differenza. Questo l'ha fatta Mondino in porta, dove ci ha dato assoluta sicurezza e tranquillità, e l'ha fatta Stagnaro, che ha sostituito un Renda che aveva dato tantissimo, che ormai non ne aveva più. Ed è entrato ed è stato subito determinante per il terzo gol. Ecco, in Questo è attesa, lo spirito giusto. infatti, in attesa di qualche innesto d'esperienza per completare un organico, diciamo, giovane, ma che nello stesso tempo ha bisogno di qualche guida e di Sì, esperienza, le soddisfazione basi c'è. ci sono. Sappiamo che abbiamo già un qualcosa che, a mio avviso, se avremo la fortuna e la bravura di completare in maniera adeguata, e allora saremo allineati con almeno una decina delle squadre di questo campionato qui per fare un campionato importante. Non dimentichiamoci che il finale è partito 20, In 28 ritardo. giorni fa, in ritardo, ed è partito veramente da E zero. infatti stasera ho visto che la panchina no, quasi non c'era, era Sì, cortissima, quindi vuol dire siamo che. partiti da zero, la società si è rimboccata le maniche per cercare di mettermi a disposizione
un gruppo di ragazzi in grado di disputare questo campionato, ha lavorato alacremente in accordo con il nostro direttore sportivo e diciamo che qualche giocatore importante è già arrivato. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna di pescarne anche qualcuno veramente interessante. Va bene, mister, grazie, buon proseguimento. Grazie.